Allora, benvenuti in questa nuova puntata di VCZA, ovvero Viral Corporation e Zombie Agency. Quest'oggi continuiamo la serie. Per quanto riguarda gli argomenti, abbiamo due domande. Allora, queste due domande, una risponderò in questa puntata cercando di argomentarla, mentre invece l'altra risponderò nella prossima. Quindi non vi preoccupate, risponderò a entrambi. Quindi direi di iniziare dicendo qual è la domanda. Allora, ma gli zombie muoiono di fame? Allora, comunque potrete vedere lo screen qua sotto in questo momento. Allora, per rispondere alla domanda, gli zombie muoiono di fame, basta guardare qualche film sugli zombie, cosa che non tutti sono veri, come ho detto nel video precedente. Però se ci pensate bene, gli zombie è come se fossero il corpo degli zombie, è ormai un corpo defunto, un corpo senza funzioni vitali, ovvero non respirano, e non respirando vuol dire che non hanno neanche un come si dice, un processo interno, quindi non hanno digestione. E questa è la risposta al fatto che se possono morire di fame o no. Quindi no, non possono morire di fame in quanto non avendo una digestione funzionante loro possono andare avanti per giorni e giorni senza mangiare. L'unica cosa che potrebbero fare è, credo, perché questa è una cosa che purtroppo non so neanch'io, dimagrire e più che altro si decompongono. Ma credo che sia una cosa che non si può limitare, che non si può prevenire. In qualsiasi caso si decompongono, quindi diciamo che è un'ottima domanda. Con una risposta un po' poco sensata, sì, ho dato una risposta leggermente poco sensata. Per quanto riguarda il morire di fame, allora, come funziona la fame in uno zombie? Ne approfitto per argomentare questo argomento. Argomentare questo argomento è bellissimo sentirlo dire come frase. Parlo un italiano che veramente mi stupisco di come parlo. Allora, la fame degli zombie consiste nel fame di cervelli, fame di carne umana, qualsiasi cosa vivente che vedo la prendo e la mangio. Animale, essere umano che sia, qualsiasi essere vivente potrebbero mangiare. Però è una fame insaziabile, ovvero possono mangiare chili e chili e continuare ad avere ancora fame. La loro è una fame cronica, come una sorta di rabbia, una sorta di rabbia. E loro sentono il continuo bisogno di mangiare, mangiare, mangiare. Però anche se non mangiano, non succede nulla. Quindi ecco a te la risposta. Spero di essere stato abbastanza esaustivo anche questa volta. E ci fa un'altra domanda, vediamo subito. Allora, se mi unisco all'agenzia, che cosa faccio? Uccido zombie? Allora, diciamo che come io sono partito da recluta, cosa che non è vero, visto che sono partito da maestro. Allora, se ti unisci all'agenzia, uccidiamo zombie, ma dopo che sei scalato di grado, ovvero devi crescere, crescere, crescere di grado e poi si uccidono gli zombie. Quindi prima la teoria e poi la pratica, come si fa in tutte le cose, come insegnano a scuola, come insegnano in qualsiasi cosa. Anche se non sempre la teoria è un buon insegnamento, a volte la pratica è un insegnamento migliore della teoria, diciamo, quindi non lo so. Decidi tu, se vuoi ammazzare zombie, ti mando ad ammazzare zombie, per me non c'è nessunissimo problema, basta che non ti fai mordere. Detto questo, direi che il video potrebbe anche finire qui. Spero che vi sia piaciuto, lasciatemi scritto nei commenti se avete altre domande. Per quanto riguarda qualsiasi cosa, nel prossimo video risponderò al commento di Bonnie di Animatronic. Quindi non ti preoccupare se non vedi che ho risposto, perché risponderò nel prossimo video. Qui VCZA, Viral Corporation e Zombie Agency, e qui è il vostro Viral che vi parla, e chiudo.